Grazie, sono particolarmente felice oggi per due motivi. Uno perché ci sono delle persone che tornano, siamo al terzo incontro del ciclo Trustalk che vuole parlare di fiducia. Nel 2014 abbiamo fondato questa associazione che si chiama Innova Fiducia con l'intento di pensare a come ricostruire fiducia nelle istituzioni, nel rapporto con gli altri e, in una parola, nel futuro. E quindi abbiamo avviato qualche mese fa questo ciclo di incontri, il Trustalk, per affrontare alcuni temi importanti. Allora, il primo incontro è stato sul digitale e oggi ne parleremo molto del digitale. Il secondo incontro è stato sull'Europa, prima delle elezioni europee, perché pensiamo che l'Europa sia importante. E oggi affrontiamo il tema dei giovani e del lavoro del futuro. Quindi il secondo motivo per cui sono molto contenta oggi è che ci siano in sala tanti giovani, perché parlare di giovani con i pensionati non mi sembrava una cosa interessante. Nei convegni che frequento difficilmente incontro persone al di sotto dei 25 anni. È un peccato. È un peccato perché parliamo sempre di voi senza di voi. Follia. Tantissimi pregiudizi, tantissime cose che pensiamo di sapere sui giovani, invece io vorrei oggi sentire da voi cosa hanno in mente i giovani, come vedono il futuro e come vedono il lavoro del futuro. E oggi sarà particolarmente interessante perché incontreremo una giovane un po' requieta. Incontreremo alcuni mestieri che potrebbero essere mestieri dei prossimi anni. I dati, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale e la robotica. Incontreremo tutti questi mestieri e avrete modo di approfondire. Vogliamo quanto più possibile un dibattito, quindi qualsiasi cosa, qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa errata che andremo a dire, correggeteci. Allora, vi porto innanzitutto un po' di dati. Sono un po' fissata con i dati, io, quindi partiamo dai dati. Sapete quanti sono i giovani in Italia? Tra i 15 e i 24 anni rappresentano il 10% della popolazione. Forse è per questo che non li incontro mai ai convegni, chissà. Pochini, eh? Ve l'aspettavate? No. Sì? Perché? Sì, già avevano dato questa brutta notizia alle medie. È strano, è un dato che fa riflettere. Bene, andiamo avanti. Istruzione. Dunque, io credo che ci sia una parola importante in questo momento. Sapete qual è? Competenza. Dobbiamo tornare a pensare che la competenza sia il nostro faro, sia la cosa più importante, la guida nello studio, nel lavoro, in qualsiasi cosa, anche nel guidare la macchina, anche nell'incontrare le persone. Credo che la competenza sia quella che deve tornare a essere il nostro faro. Guardate come siamo messi con l'istruzione in Italia, malissimo direi. Sempre tra i 25 e i 34 anni, quindi un pochino più grandi di voi, ma insomma sempre nuova generazione, in Italia abbiamo soltanto il 26% di giovani laureati. In Europa sono 43. Guardate qui. Indovinate qual è l'Italia? Agghiacciante. Quando ho visto questo dato dell'Istat non ci credevo, continuavo a guardare. No, forse non ho capito bene. L'Italia è quel quadratino ultimo rosso, penultimo. Il resto sono gli altri paesi d'Europa. Siamo messi leggermente male. Forse questo spiega molte cose. Andiamo avanti. Lavoro. In Italia siamo il primo paese per numero di NEET. Chi sono i NEET? Sono i giovani che in un momento della loro vita, perché non è una condizione stabile, chiunque può trovarsi
nel corso della propria vita in questa situazione. Sono giovani che non lavorano, che non studiano e non sono in formazione, non stanno facendo corsi di formazione. E in Italia siamo il primo paese in Europa. Allora, qualcuno dice che questo dato è camuffato dal lavoro nero. Può darsi, però non credo che risponda completamente a questo problema. E questo ovviamente crea un problema di inclusione sociale non indifferente. Allora, iniziamo a vedere i lavori del futuro. Il Corriere della Sera ha pubblicato questa cosa carina qualche giorno fa e vedete che ci sono lavori sulla cyber security, sulla privacy, sulla scienza del dato, come sviluppatori, come social media manager, il SEO, tanti, anche il caregiver, perché chiaramente con una popolazione fatta dal 10... La fascia anziana aumenterà e avrà sempre più bisogno di aiuto. Un altro tema interessante sono le relazioni. Qui c'è una studentessa che qualche settimana fa alla LUIS abbiamo fatto un bellissimo dibattito e ha fatto una straordinaria domanda a cui mi riaggancio. Allora, sapete che nel 1993 un italiano su tre nel tempo libero incontrava gli amici tutti i giorni. Nel 2003 solo uno su cinque incontra gli amici tutti i giorni. Guardate come va la linea, così. Qui abbiamo aggiunto 2010, 2014, 2018. Questi sono tutti gli italiani dai 6 anni in su. Guardiamo cosa accade nei giovani, perché nei giovani questa cosa sembra ancora più strana, no? Qui avete in rosso giovani dagli 11 ai 14 anni e in blu giovani dai 15 ai 17 anni. Vedete che all'inizio siamo nel 2003 e quindi il 70% circa dei giovani incontrava gli amici tutti i giorni. Nel 2018, come vedete siamo intorno al 30, strano. Non incontriamo più gli amici. Allora, la prima domanda che io vorrei farvi, non mi dovete rispondere, però la prima domanda che vorrei farvi è: non incontrare più gli amici significa perché li incontriamo in modo diverso nell'online, nella messaggistica, nel WhatsApp, o perché? Ovviamente non sto parlando di scuola, sto parlando di tutto quello che è il tempo libero. O è proprio una cosa che è cambiata? Cioè, e se è cambiata come? Che vuol dire? Che vuol dire che non vediamo più gli altri? Sì. Ma adesso è più semplice avere un contatto con gli amici che senza vedere gli amici. Se uno magari può studiare e magari tanto preferisce che rincontrare dal vivo gli amici, preferisce. Wow, abbiamo anche il microfono. Ah. Preferisce magari avere un contatto digitale, senza dover uscire di casa e fare tutte queste cose. Io personalmente non esco con gli amici tutti i giorni, però provo a farlo il più possibile, perché avere un contatto digitale secondo me non riesce a mantenere le amicizie e comunque a star bene come quando sta dal vivo con le persone. È una cosa completamente diversa. È una cosa diversa, quindi dobbiamo un po' riflettere a questo contatto digitale, quanto no, ci trasforma rispetto a degli incontri con l'altro. Grazie. Cosa è successo negli stessi anni che stiamo analizzando? È partita internet, abbiamo creato internet. Un signore, Tim Berners-Lee, 25-30 anni fa, ha creato il web. Perché il web non è che ci fosse sempre. No, è stato inventato da un signore 30 anni fa. E quindi, come vedete, qui la curva invece è completamente opposta a quella degli amici. E qui vedete le due case. No, dopo. Vedete come incontro con gli amici è quella blu che scende e la frequenza di utilizzo di internet è quella rossa che sale. Andiamo? Allora, la prima domanda appunto era quella che vedevamo un attimo fa. Non incontrare l'altro diminuisce la possibilità di confronto facilitando confusione emozionale?
Cioè, io sono psicologa, quindi mi dovete consentire questa domanda. Perché capite bene che funzioniamo con un mondo che è un po' cosciente, un po' inconscio e spesso proiettiamo quello che noi pensiamo sugli altri. Allora, quando incontriamo le persone, gli altri ci danno un pugno in faccia e quindi ci fanno rendere conto della differenza tra le nostre fantasie emozionali e la realtà dell'altro. Quando tutto questo avviene in rete, quanto io riesco a prendere coscienza dell'altro e quanto invece sono dentro il mio narcisismo spudorato e non mi accorgo proprio dell'altro, di quello che pensa e di quello che... Prima domanda, vai. Le piattaforme social promettono vicinanza, no? Siamo più vicini a tutti. Io sono una frequentatrice di Twitter spudorata e devo dire che ho conosciuto tantissime persone interessanti su Twitter, tra cui Valentina Cefalù, e che non avrei avuto modo di conoscere nella mia vita se non avessi avuto Twitter. Quindi promette vicinanza, ma quando uno mi sta antipatico lo defollow. Allora, ci chiude dentro bolle? Ci fa rifiutare ciò che è sconosciuto? Seconda domanda. Terza domanda. Stiamo dando spazio a relazioni basate sulla competenza? Cioè, se io guardo i social network ora, quello che stanno diventando, vedo dei talk show televisivi trasposti in rete. Vedo il bisogno di alzare i toni, di usare molto l'insulto, di usare molto le emozioni, perché questo paga, e sempre meno competenza. Forse dobbiamo anche pensare che c'è un modo per stare sui social network. Vi lascio con una vignetta, è in francese perché questa l'ho trovata su Twitter ed era in francese, però è facile. E c'è la bambina piccola che dice: io voglio uno smartphone! E il padre dice: tu sei troppo giovane, cosa ci devi fare con lo smartphone? Vorrei comunicare con la mia famiglia. Grazie.